ricordiamoci, fratelli e sorelle, che siamo chiamati a conservare la nostra fede. Combatti il buon combattimento della fede. Non possiamo pensare di vivere una vita cristiana o di vivere il cristianesimo in modo passivo. C'è qualcuno che vuole ostacolare la nostra fede. C'è qualcuno che vuole metterci paura, che cercherà di distruggere e cerca di distruggere la Chiesa. C'è questa battaglia, c'è questo scontro, ma è uno scontro che è già stato definito. Colui che ha iniziato un'opera la porterà a compimento. Finché noi siamo in Cristo, finché noi combattiamo, il Signore ci darà vittoria su vittoria e il nemico delle anime nostre sarà svergognato. Noi, fratelli e sorelle, abbiamo Gesù che ha combattuto per noi e ha vinto, fratelli e sorelle. Non c'è bisogno di fuggire da nessuna parte. Noi stiamo andando dietro a colui che ha già vinto. Noi siamo chiamati a difendere quello che già ci appartiene. Siamo chiamati al combattimento, ma è un buon combattimento. Un combattimento dove sì, affrontiamo il nemico delle anime nostre, ma un combattimento dove c'è certezza di vittoria, perché Cristo ha già vinto su tutto. Andremo incontro a tempi difficili. Non scoraggiatevi, fatevi animo. Io ho già vinto il mondo. Vivere nella grazia significa vivere combattendo. Significa vivere combattendo non nel difendere la nostra fede, ma nel conquistare quello che Dio ha messo davanti a noi. Vogliamo acquisire questa consapevolezza. Vogliamo combattere. E vogliamo combattere pregando. Vogliamo combattere leggendo la parola di Dio. Vogliamo combattere non abbandonando la comune adunanza. Vogliamo combattere nel cercare di difendere quello che già abbiamo ricevuto in Cristo. Vogliamo combattere uscendo nel mondo, nel regno delle tenebre, per strappare altre pecore, come faceva Davide, dalle fauci del leone.